Anche io, parlando con voi, collaborando con la giustizia, arreco disonore alla mia famiglia. E io non voglio che tutto questo accada ai miei figli. Niente di tutto questo accadrà a lei o ai suoi figli. Noi la proteggeremo. Mentre parla al pubblico ministero, Giusy è consapevole del rischio a cui va incontro. È una giovane donna dall'immane coraggio. Racconta la storia di Maria Rosa Bellocco, che però non fu la sola a pagare con la vita il desiderio di vivere un altro amore fuori dalla famiglia. Anche Annunziata fu barbaramente trucidata. Era una pesce, aveva soli 30 anni e fu uccisa da un cugino. C'è stato un altro caso all'inizio degli anni 90 dove una ragazza ebbe una relazione con un carabiniere e anche in quel caso scattò la reazione della famiglia. Tu non solo hai tradito la tua famiglia e tuo marito, ma lo hai tradito con un carabiniere, cioè con il nemico. Dopo uno o due giorni il marito si presentò dai carabinieri e dichiarò la scomparsa della moglie. E sono donne che sanno, hanno la consapevolezza di essere punite, ma sono donne che per la prima volta acquistano l'autodeterminazione di se stesse in quanto corpi, corpi anche che desiderano e che vengono desiderati. Questa attenzione anche a voler rappresentarsi come altro, a immaginarsi in relazione di diverso tipo. E le storie in questo senso sono tante. Maria Concetta Cacciola conosce un altro uomo, Barbara Corvi in un altro contesto, siamo ad Amelia in provincia di Terni, conosce un altro uomo, Maria Chindamo probabilmente è lì l'intersezione poi tra diverse dinamiche, diverse poteri in cui onore e terra si intersecano, ma sono tutte storie di donne che scelgono ad un certo punto della propria vita di collocarsi in una relazione altra e di riappropriarsi dei propri desideri e, se vogliamo, anche dei propri sogni.